Ciao anime amanti del mistero, bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi secondo appuntamento del mio nuovo format che ho voluto chiamare Paranormal Experience. È vero, non ho avuto molta fantasia nello scegliere il nome, ma alla fine è di esperienze paranormali che parlerò all'interno di questo format. Quindi direi che va più che bene. Come potete notare, nello sfondo c'è sempre il nostro amato K2 che nel video precedente ci ha dato soddisfazioni. Tuttavia, credo che per questo format quello sarà il suo posto. Ho deciso di lasciarlo lì un po' per ricreare l'atmosfera e un po' anche per avere magari ulteriori conferme su ciò che dico. Anche se vi dico la verità, sto iniziando seriamente a sospettare che in casa ci sia qualcosa. Non lo so, comunque vi terrò aggiornati. Ad ogni modo, amici, sono davvero entusiasta perché vedo che vi piace molto questo nuovo format e questo non può che rendermi felice. Ma a proposito di cose belle e felici, ci tengo anche a ringraziare tutti voi per il prezioso supporto, siete meravigliosi. Infatti, leggo sempre tutti i vostri commenti e adoro vedere come la nostra community diventa sempre più numerosa. Quindi, se amate il mistero e il paranormale, continuate a seguirmi, ma soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché quest'anno diciamo che porterò altri contenuti simili, ma non solo. Ma tornando a noi, amici, la volta scorsa ci siamo addentrati nella storia di Villa Web, quindi dei personaggi che nel tempo hanno vissuto all'interno di questo luogo o che hanno soggiornato per brevi periodi. Abbiamo poi parlato delle anime che si aggirano all'interno della villa, ma soprattutto vi ho raccontato in modo dettagliato dell'indagine svolta con Francesco, approfondendo poi le nostre sensazioni e alcuni aspetti molto importanti circa le anomalie riscontrate. Per chi si fosse perso il video precedente, consiglio di andare a recuperarlo per capire meglio cos'è successo. Ma soprattutto andate anche sul canale del TPE per vedere le indagini complete. Ora mettetevi comodi perché oggi entreremo in un luogo molto particolare, ricco di energie e di tante storie diverse. Un luogo avvolto dal mistero e dal fascino che ha un sapore di macabro, dove le energie ti avvolgono completamente. Infatti sono molte le sensazioni che si provano passeggiando al suo interno e credetemi amici che non è solo suggestione, ma reali sensazioni che si possono provare sulla pelle. Tuttavia non c'è da meravigliarsi di questo se poi si pensa al fatto che effettivamente questo luogo ospita oggetti maledetti, testimonianze straordinarie, leggendarie, pezzi incredibili, rari e bizzarri. Ed è facile immaginare quindi quante energie circolano al suo interno. Tuttavia, il Museo dell'Impossibile è il frutto di una faticosa attività di ricerca da parte del direttore del museo, ovvero Christian Alpini. Infatti, il Museo dell'Impossibile nasce proprio dalla passione di Christian, che, affascinato dall'occulto, dai fenomeni inspiegabili e misteriosi, è sempre alla ricerca di pezzi unici da inserire al suo interno. E ad oggi pensate che il museo accoglie oltre 1000 reperti del tutto particolari, affascinanti e di diverse origini e natura. Ogni oggetto presente al suo interno racchiude la sua storia e le sue energie, e alcuni di questi sono dotati di strane e incontrollate capacità, alcuni dei quali pare siano anche maledetti. Purtroppo, amici, non abbiamo avuto il tempo per approfondire la storia di ogni oggetto lì presente, anche perché non sarebbe bastato un giorno intero, ma vi posso assicurare che tutto lì dentro odora di magia e fascino. Appena ho messo piede nel museo, alla mia destra ho subito notato una collana di libri di magia, grimori e i miei occhi si sono illuminati. Per chi mi conosce sa quanto amo questo tipo di letture e credetemi, fosse per me mi sarei seduta lì e li avrei letti tutti quanti. Ma ovviamente non mi sembrava il caso, anche perché eravamo lì per un'altra ragione. E poi tra quei libri si trovava anche un libro di stregoneria, donato da un'anziana signora dedita a queste pratiche, che avverte che usare il libro è pericoloso e che il più delle volte attraverso proprio questo libro si mettono in contatto entità negative, di cui poi è difficile, se non impossibile, liberarsene. E visto e considerato che dai miei ultimi video ho capito forse che ogni tanto qualcuno decide di farmi compagnia in fase di registrazione, forse è stato meglio così.
Ma a proposito di libri interessanti presenti all'interno del museo, un'altra lettura, diciamo, non proprio rassicurante, ma secondo me comunque molto interessante, è il libro dei morti, il Necronomicon, ospitato appunto nella Sala Obscura. È un'edizione di inizi Novecento e contiene all'interno tutte le formule e i rituali necessari per evocare qualsiasi tipo di demone e presenza oscura. Inoltre le pagine presentano anche appunti e sottolineature fatte proprio dai precedenti proprietari del libro. Ma ora, amici, spostiamoci un attimo sull'indagine. Come già vi avevo accennato la volta scorsa, durante la sessione all'interno della camera di Byron, ad un certo punto, attraverso il comunicatore, ci hanno detto chiaramente che qualcuno al piano di sopra ci stava aspettando. E se avete visto l'indagine sul canale del TPE, sapete bene che era Gustav a volerci lì. Andate su. Stai qua. C'è qualcuno che ci aspetta sopra? Cosa ha detto? Ha risposto qualcosa? C'è qualcosa o qualcuno in particolare che ci aspetta sopra? Un'entità legata a una bambola, per caso? Qual è il suo nome? Ha detto Gustav! Porca miseria, ha detto Gustav! Ci ho sentito benissimo! Perché tutto quello che c'è? Infatti, nel frattempo che noi svolgevamo l'indagine nella zona villa, quindi al piano terra e al primo piano, Francesco decide di lasciare una telecamera fissa nella stanza delle bambole, posta all'interno del museo, quindi all'ultimo piano, proprio per, diciamo, monitorare la situazione in nostra assenza. Ma ecco che poco dopo succede una cosa assurda. Infatti, come potete vedere, la telecamera lentamente inizia a spostarsi verso il muro, spostando del tutto la ripresa che inizialmente era fissa sulle bambole. Si sposta da solo la videocamera, guardate. Da sola. L'altra clip. Si sposta fino a, completamente al muro, proprio che non riprende le bambole. Guardate. Poi 1 ora e 49 di registrazione, tutta così. Sarà stato mica Gustav? Io penso di sì, infatti stando a quello che si dice di lui, pare che ogni tanto non gradisca essere ripreso o fotografato. E mi raccomando, appunto, se mai vi capiterà di fargli visita, ricordatevi di chiedergli il permesso prima di fare foto, a meno che voi non vogliate poi uscire dal museo con la galleria vuota, telefono completamente scarico o altre strane anomalie. Ma amici, chi è Gustav e qual è la sua storia? Allora, Gustav, come ormai tanti conoscerete, è lui. Come vedete è tipo un Piero e è stato fatto in un manicomio austriaco. Considerate che veniva fatto in occasione di quei laboratori che fanno ai pazienti per reinserirli poi nella società. E quindi gli facevano fare robe manuali e dovevano in questo progetto ricreare appunto un bambolotto tipo Piero. E usavano tutto il materiale di scarto del manicomio. Quindi si possono trovare le tende usate nel manicomio, le tovagliette. L'imbottitura sembra che sia stata fatta con l'imbottitura dei cuscini del manicomio stesso. Quindi se uno è sensibile si può immaginare quanta energia sia impregnata dentro un bambolotto come questo. E noi chiamiamo lui Gustav, però in realtà non è il suo nome. Gustav è il nome di colui che l'ha fatto, che l'ha assemblato. Era un paziente di questo manicomio che ci era nato nel manicomio, ci era cresciuto e ci è anche morto. Era un po' la mascotte di questo manicomio. E una volta che lo aveva assemblato, una notte trovarono tutti gli altri bambolotti, tutti gli altri peluche distrutti. L'unico era rimasto lui,
che dormiva tra le braccia di Gustav, appunto. I compagni di stanza di Gustav dicevano che sentivano parlare Gustav e sentivano anche qualcuno che gli rispondeva. Ovviamente era Gustav che faceva la doppia voce, il dislocamento di personalità o qualcosa di simile. E i dottori, quando andarono da Gustav a chiedergli come mai tutte le altre bambole erano distrutte, dissero, e lui gli disse che era stato lui, perché gliel'aveva chiesto il bambolotto. E lui lo tenne sempre con sé nella stanza finché non morì, perché uscì di testa completamente e gli fecero una lobotomia e col tempo poi morì. I custodi di questo manicomio tennero la bambola come omaggio a Gustav, che come dicevo prima era la mascotte, e sentivano sempre dentro la stanza dove era Gustav i rumori, sentivano le porte che si aprivano, trovavano il bambolotto spostato, magari lo mettevano in una parte, dall'altra lo trovavano nell'altra, finché poi anche i manicomi vennero tutti chiusi e il custode decise di portarselo a casa. E da quel momento in poi le cose sono peggiorate. Se avete visto il film Annabelle, immaginatevi tutta la tipologia di fenomeni anche abbinata a lui. Finché il custode decide di disfarsene e lo porta ad un Robi Vecchi, che ci fa vari esperimenti sopra, perché era appassionato anche lui di esoterismo e cose paranormali. Decide di metterci una pallina di polistirolo davanti, perché si accorge che Gustav è permaloso, a volte faceva fenomeni particolari, e quando adesso è a disagio fa partire la pallina che gli cade. Io non l'ho mai trovata, cioè l'ho trovata spesso in terra, però vista proprio cadere mai. Solo una volta è caduta come presente, ma non l'ho vista in prima persona, e si vede su uno dei filmati. Quindi dai, ho capito che sei un'entità femminile che magari è qui dentro la stanza. La nube nera si dissolse, sopra il suo capo brillò un sole più limpido di prima. Nube nera che si dissolse. Per il resto poi viene passa di mano in mano a vari collezionisti finché arriva a me. E adesso è qui custodito nella stanza delle anime perse del Museo dell'Impossibile insieme ad altri amici. Che dire, amici, in quel momento che riprendevo Christian con la videocamera avevo la netta sensazione che Gustav era lì. E voi starete pensando, beh, ovvio, la bambola era lì vicino. Ok, ma amici, ho passato davvero molto tempo all'interno di quella stanza e vi posso assicurare che le sensazioni cambiavano di volta in volta. Infatti, avevo la netta sensazione come se in un qualche modo lo spirito di Gustav si muovesse all'interno del museo e poi non fosse sempre lì presente. Siccome la presenza maggiormente avvertita all'interno del museo, come nel resto della villa, è proprio un bambino, ho subito pensato che forse l'entità era la stessa. Ovviamente questa è una teoria e un pensiero che ho maturato io in base alle mie sensazioni, tuttavia è difficile, diciamo, trovarsi in un posto così e riuscire a stabilire con esattezza e certezza da dove, ma soprattutto da chi provenivano tali energie. Ad ogni modo, Gustav non ci ha dato solo sensazioni, ma anche molti riscontri. Ma amici, siccome non so esattamente in quale sequenza guarderete i video, ci tengo a non fare spoiler, quindi se state guardando per prima il mio video, non appena terminato, spostatevi sul canale del TPE per vedere di quali riscontri sto parlando. Tuttavia l'indagine del museo non si è svolta solo all'interno della camera delle bambole, ma le nostre indagini si sono concentrate anche nella saletta principale, trovandoci poi praticamente al centro della stanza e letteralmente circondati da tutti gli oggetti lì presenti. Anche in questo caso, amici, non nego che stare lì al buio mi faceva sentire un po' in soggezione, infatti mi sentivo continuamente osservata. Ad ogni modo, distinto, mi avvicino al tavolo
dove sono esposti i tarocchi e più di una volta avverto, diciamo, l'istinto di portare la mia mano verso di loro. Infatti più volte passo proprio la mia mano sopra di loro, senza toccarli ovviamente, e riesco ad avvertire un calore fortissimo. E posso garantirvi che quei tarocchi erano stracarichi di energia. È anche vero, amici, che io ho un legame particolare con questo tipo di divinazione. Da sempre affascinata al mondo dei tarocchi, ho avuto modo di studiarli, ma soprattutto sperimentarli. E sicuramente era poi per quello che, diciamo, che potevo percepire quell'energia così forte. Io rimango dell'idea che i tarocchi sono il mezzo più profondo, non solo per leggere il futuro, ma anche per fare un viaggio all'interno di se stessi. Un viaggio quasi personale e intimo. Ma non solo, perché leggere i tarocchi è anche un viaggio in altri mondi. Ma se da una parte tutto questo è affascinante, come in ogni cosa in campo magico, bisogna considerare che ci sono delle precauzioni semplici ma comunque estremamente essenziali che bisogna prendere. Infatti quasi nessuno in questo caso parla del lato oscuro dei tarocchi, se così poi vogliamo definirlo. Infatti proprio i tarocchi in modo particolare sono energeticamente molto potenti, ancora di più se consacrati e caricati a dovere. Infatti ogni lama corrisponderebbe ad un'entità energia, quindi pensate, consultando un mazzo di tarocchi potete immaginare con quante energie tutte insieme si va a lavorare. Quindi sì, posso dire che avere o comunque lavorare con dei tarocchi è una responsabilità, e se non si conoscono le basi, come ad esempio aprire in modo corretto una stesura, come svolgerla, come chiuderla e come ripagare poi le energie per il lavoro svolto, diciamo che possono sorgere piccoli problemi. Quindi sicuramente è sempre meglio non cimentarsi in una lettura così improvvisata, ma se proprio volete conoscere questo mondo affascinante, piuttosto leggete libri e informatevi a dovere, soprattutto affidandovi solo ed esclusivamente a persone competenti. Infatti non tutti sanno che anche nel caso dei tarocchi, per far sì che poi la comunicazione avvenga, è necessario che un portale si apra, anche perché altrimenti diciamo che la comunicazione sarebbe praticamente impossibile. E come ben sappiamo, quando si aprono portali non si sa mai chi può passare da lì. Di conseguenza, se non si è protetti a dovere, si rischia di portarsi robe addosso e beccarsi magari anche una bella maledizione da colpo di ritorno, che altro non è che una conseguenza di un uso improprio della magia, quindi spiegato in parole brevi, eseguita senza protezioni o purificazioni, che poi appunto attraverso il portale torna indietro. Ma qui, amici, non voglio entrare nei dettagli, altrimenti mi vado a dilungare troppo e poi uscirei totalmente dall'argomento di oggi. Ad ogni modo, il discorso che ho fatto vale per tutti gli strumenti divinatori in generale. Sperimentare ok, ma prima di farlo assicurarsi sempre di conoscere i pro e i contro di quello che si va a fare. Ovviamente questo è il mio consiglio in base alle mie conoscenze ed esperienze. Magari ci saranno altre persone che vi diranno altro, e ci sta, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma questo è il mio canale e sapete che all'interno dei miei video mi piace comunque inserire quello che è il mio pensiero, dettato sempre da un'esperienza personale, ma poi ovviamente siete liberi di fare ciò che volete. Detto questo, chiuderei questa parentesi e mi sposterei nuovamente al momento in cui mi trovavo di fronte ai tarocchi presenti al museo. Come dicevo, amici, in quel momento ho sentito una forte carica di energia che, diciamo, che definirei quasi come una scossa. Infatti sentivo come se qualcuno volesse comunicare, ed è in quel momento preciso che percepisco che lì con noi forse era presente un bambino. Presentimento che viene quasi subito confermato non appena chiedo se era effettivamente così. Infatti il K2 inizia a brillare tantissimo, ma tuttavia, amici, anche se in quel momento non l'ho detto, io ho chiaramente avvertito la stessa sensazione che ho sentito in presenza di Gustav. Le sensazioni erano uguali e non mi levo dalla testa che, per come ho percepito io, il bambino che si aggira in villa, una delle presenze poi maggiormente avvistate e percepite anche dai visitatori, alla fine si tratti forse di lui.
Gustav. Infatti, se poi si pensa alla storia legata alla bambola, in effetti la sua energia è collegata proprio al bambino che l'ha realizzata. E quindi la mia teoria potrebbe anche starci. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere che idea vi siete fatti. Ad ogni modo, voglio terminare dicendovi che come prima indagine paranormale devo dire che ho avuto parecchi riscontri, ma come già vi avevo accennato nel primo video, sono state per la maggior parte sensazioni. Alcune di queste comunque confermate poi anche dagli strumenti. Ovviamente vi invito ad andare sul canale del TPE per guardare l'indagine completa e capire meglio quanto vi ho spiegato all'interno di questo video. Come sempre vi lascio comunque il link giù in descrizione. Che dire amici, il viaggio all'interno di questo luogo meraviglioso, quanto misterioso e a tratti inquietante, termina qui. Ma prima di concludere tengo a precisare che la cosa più bella dell'intero viaggio alla fine è stato proprio sedermi qui e raccontare a voi la mia esperienza, sensazioni ed emozioni vissuti all'interno di questo luogo. Un qualcosa che sicuramente a qualcuno suonerà banale, ma non per me. Anzi, vi ringrazio perché, come già ho detto in altre occasioni, se tutto questo è possibile è grazie anche a voi. Bene amici, non mi resta che salutarvi. Fatemi sapere cosa ne pensate e non dimenticatevi di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui sul mio canale, con tante altre storie misteriose. Ciao!